Overtime. Let the midnight special. Si vedevano profetici pochi secondi prima dell'intervallo, la seconda volta che il Como si presenta nell'area granata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Giunta sfugge a Corradini e fa l'1-0. Come si invola, mamma mia, è capito, sfuggito a Corradini, ha fatto l'1-0, con noi è già miliardi di gol in diretta. Mario Giunta, buongiorno e buon anno. Buongiorno, buon anno. Buongiorno. Come stai? Come stai, Mario? Tutto a posto? Buon anno. Tutto a posto. Quest'anno cominciato già con tanto lavoro per te, che fino alla fine del mercato non ti fermerai mai più praticamente. No. Sei pronto per l'inizio? Domani il fischio d'inizio, no? Ma noi abbiamo iniziato da... lo so. Da un mese, me la quanto pare. Bruttissimo il messaggio che Mario ha mandato su Facebook a quello che fino a pochi istanti fa era anche il suo amico Luca Pelosi. Che ha scritto nel 2014, lui è giunto, ha scritto nel 2014 via mitomani e fenomeni. Sì. Insomma, e secondo te ce l'aveva con Pelosi? Sì. Lo chiamiamo subito in causa. Luca Pelosi del Romanista, aspetta che mo gli rispondi. Buongiorno, eh. Buongiorno Luca, buon anno. No. Buongiorno a tutti, tanto... mitomani e non. Bene, ecco, niente, lui sa tutto. Pelosi, quanti ne conosciamo? Di mitomani e fenomeni. Tanti. Mitomania, piaga sociale, come dice un nostro amico che sta in America adesso. Bravo. La mia speranza è di levarmeli di torno, vabbè, ma non ci riuscirò. Anche la farsi rinunciatario, però, così è una piaga sociale che dilaga ormai incontrollata e difficilmente controllabile. Quindi Giunta ci sottolinea e conferma che non ce l'aveva con Pelosi con questo. Dobbiamo solo provare a difenderci, ma eliminarli è impossibile. E come si fa? Come si fa? Non lo so, difendersi è impossibile. Forse è dura, un po' di ironia, dai. No? È dura, esatto. Una risata li seppellirà. È quello. Bravo, forse ecco, un po' di ironia e tanta indifferenza, che secondo me alla fine, no? Ecco, perché no, l'altro messaggio invece è molto bello, secondo me, il Forza Sciumi, che ha scritto Mario, che è molto semplice così, e penso riassuma un pochettino lo shock che ci ha preso apprendendo la notizia, che maledizione, insomma. Ma un guarda, simbolo. Io sono, siccome non sono molto bravo a scrivere messaggi strappalacrime, come quando mi chiedono di scrivere un messaggio d'auguri, cose del genere, io preferisco le cose semplici. Ma tu devi essere spontaneo, se non sei così non devi fare così. Esatto, e le cose spontanee. Io infatti entro nella categoria dei fenomeni, odio anche quelli che usano Facebook e Twitter per fare i finti poeti, no? Anche ragazzini che scrivono frasi come se fossero Gianni Brera, no? Come se fossero geni del giornalismo. Mi piacerebbe. Iniziato l'anno scorso. E quindi no, niente, siccome sono cresciuto io con le vittorie di Schumacher, come penso l'85% delle persone del collegamento, tranne Pelosi, è un po' più vecchio, quindi forse ricorda. Sì, io ricordo Juan Manuel Fangio, diciamo. La corsa dei Flintstones. Mi ha colpito molto, e quindi io ero in redazione quella sera e ho vissuto tutto l'evolversi della situazione. Mi ha molto colpito questa cosa, no? Ma perché io da piccolo, essendo cresciuto con Schumacher, vedevo questo signorotto dentro la macchina, secondo me sembrava ed era imbattibile, cioè poi rappresentava il tedesco imbattibile, quindi somigliava molto a, come si chiama, a Terminator, ecco. Vabbè, quindi, freddo, quindi sembrava imbattibile, è una cacchiata del genere, una cavolata del genere. Lo possa ridurre. A proposito dei fenomeni, Mario, visto che seguito la serata, complimenti a quel fenomeno che non so di chi era, che l'ufficio stampa credo di dove era in vacanza di Grenoble, che ha detto che andava tutto bene. Complimenti, sì, infatti poi abbiamo visto. Bel mitomani anche lui. Bel mitomani anche lui. Un pochino, un po' approssimativo. Il premio dei mitomani lo vince il giornalista travestito da prete che è voluto entrare nella stanza. Si potrebbe, secondo voi, così la buttiamo lì, immaginare comunque una punizione perché si comporta così eticamente, no, scorretto di più, cioè nel senso il lavoro del giornalista a volte è anche, no, così un po' borderline, perché capisco pure che in situazioni complicate fare cronaca non sia esattamente semplice, però insomma arrivare con l'inganno ad estrapolare dei fatti dovrebbe essere punito dalla categoria. Si torna all'inizio del discorso, dai mitomani e dei fenomeni ti puoi solo provare a difendere. Guardate, io poi credo, insomma, Luca ha pure più esperienza. Dai tempi di Juan Manuel Fangio, ma c'è purtroppo nel nostro mestiere sempre la voglia di arrivare, che è anche bello perché ci tiene vivi, no? La voglia per forza di arrivare a fare lo scoop, ma dalla cosa più bassa al fenomeno Schumi, che adesso
e quindi questo poi ti porta veramente a delle azioni secondo me scorrette, delle azioni di mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi che lavorano. Io credo che questo lavoro poi debba, sì è vero, i buchi si danno, si prendono, però ci deve essere sempre un grande rispetto reciproco tra colleghi. Vedo più delle volte che manca questo è vero. Non solo, io aggiungo, non è che appunto il nome è la voglia di dare la notizia e di arrivare prima degli altri è sana e deve esserci, esatto, per carità, esatto. Però questo non può andare a discapito, appunto, come diceva Valentina, dell'etica, ma di regole che tra l'altro esistono già. Spero di sì. Non tanto nel discorso del travestirsi da prete, che è un caso estremo. Arrivo a una cosa, non so, base. Sì. Se uno ti dice una frase che non è intervista, tu non la vuoi riportare tra virgolette, per sì, dirti, no? Tanto per dirne una. E invece questa cosa spesso si fa, spesso in ambito sportivo, senza il consenso dell'interessato, e spesso se l'interessato si arrabbia, il giornalista si arrabbia pure. E perché in nome al fatto che se stai dicendo una cosa a un giornalista devi saperlo. Non è così, non funziona così, non dovrebbe funzionare così. E poi tra l'altro in nome di chissà quale clamoroso scoop, tra l'altro, che magari tante volte questi, chissà quante ne legge magari di questi, magari è non so, io non ho mai parlato con questa società. Sì, sì. Quindi che notizia? Cioè, in nome di che cosa abbiamo fatto magari un qualcosa di scorretto? Questo che. Questo è un esempio, come ce ne sono tanti, ovviamente. È il primo che mi viene in mente perché noi facciamo sport, no? Se ne possono trovare tanti. Il caso estremo, ovviamente, è quello di chi si traveste da prete e entra là dentro. Insomma, non è che in nome della, mascherandosi dietro al diritto di cronaca, si possa fare tutto, perché poi il diritto di cronaca diventa invece semplicemente la voglia di protagonismo, di essere primi. Bravo, esatto. E quindi la mitomania. Bravo, Luca, esatto. Che diceva Mario, ti è successo? No, ma guardate, ma veramente ha ragione Luca, succedono in tutti i giorni queste cose. Ve ne posso raccontare una accaduta a marzo-aprile. Eravamo in un evento di beneficenza dove si faceva una partita di calcio, dove ero impegnato in una partita di calcio insieme ad altri giornalisti. E questa era per ricordare, tra l'altro, un nostro collega scomparso tragicamente in un incidente in moto. Quindi un mio amico aveva organizzato un bellissimo torneo dove c'erano Inzaghi, dove c'era Galliani. E prima dell'inizio della partita, come si fa solitamente alcune volte, tra colleghi ci si guarda in faccia e ci si dice: ragazzi, stasera non si lavora, tra virgolette, anche se c'è Galliani o c'è Inzaghi, non ne andiamo a rompergli le scatole per prendere delle dichiarazioni in una serata di beneficenza. E invece c'è chi è andato lo stesso, tra l'altro di un notissimo giornale che voi avete sicuramente anche lì in rassegna, e prendendo due parole di uno dei personaggi presenti, facendo infuriare tutti gli altri, perché chiaramente. E se si è detto che se lavora, non si lavora. E gli altri no. Ecco perché io dico, delle volte manca proprio il rispetto tra colleghi, proprio per la voglia di fare i fenomeni, certo, di fare i mitomani, appunto, per far vedere: ah, io ce l'ho, e tu. Non è una roba fuori dal mondo, fuori dal comune. Beh, una roba brutta comunque, insomma. E speriamo, ecco, un po' un augurio, che tanto a liberarci non ci si riesce, però che qualcuno in meno, ecco, qualcuno quantomeno qualcuno si converta, ecco, anche, ecco, la scelta, tocca a voi mettergli le mani addosso. Bene, sì. Mario, e allora, okay, quando c'è la serenità, quando c'è la serenità ci piace questo giunta virile, capito, che perde le staffe, ecco, vabbè. Comunque, torniamo invece al campionato, perché sta per tornare il campionato di Serie A, che tanto ci è mancato durante queste feste. Almeno per la vostra gioia arbitrerà Rizzoli. Dico, ma non scoop, questo è uno scoop. Ma chi sei, no, oggi? No, è sicuramente così. Bastava farsi due conti con le designazioni. C'era un ballottaggio, però sì, era strafavorito. Le designazioni, leggere la gazzetta, bastare seguire le designazioni delle ultime partite. Esatto. Dovevi dircelo con la voce: arbitrerà Rizzoli. Sembravamo oggi, capito? No, non lo so. No, non fare così. Ma l'hai detto. Ma che scena pietosa è? Sarà Rizzoli. Beh, era il più quotato. Perché non Orsato? Perché noi abbiamo letto la gazzetta, abbiamo detto agli ascoltatori: Rizzoli o Orsato, perché questo scriveva appunto La Rosea, sì. Perché non Orsato invece? Qual è il calcolo? Che
stato un calcolo fatto. No, infatti è stato fatto in base ai big match arbitrali. Esatto. Diciamo all'incrocio tra i big match e i big arbitri. Ecco. Ok, perfetto. Per cui si andava abbastanza facilmente a calcolare che sarebbe toccato a Rizzoli, che è stato un po' ma sarà sicuramente orzato e poi alla fine sarà sicuramente orzato, ecco. Quale che insomma orzato che tecnicamente secondo me è pure migliore di Rizzoli, solamente tende un po', diciamo, ad avere una spiccata attitudine al come dire all'autoritarismo, sì, tende pure a non vedere calci di rigore. Devo dire che orzato visto da vicino è uno degli arbitri più severi della Serie A, secondo me. Sì. Sì. È veramente non ti fa passare nulla, non ti fa passare nulla, qualsiasi tipo di protesta, ma anche dalla panchina non vuole assolutamente che nessuno parli a sproposito, dica parole fuori posto. Delle volte io mi viene a dire un generale, perché è veramente un arbitro severissimo, quindi qualora dovesse essere designato lui bisogna stare attento anche, ma tanto i giocatori lo sanno. Posso, certo. Posso dire che comunque io preferisco questo tipo a quello che si fa mettere via in testa. Anche io, infatti è uno dei miei preferiti nella mestizia. Per quanto lui sicuramente c'è, questo non ci sono dubbi. È un po' troppo. Ovviamente, però preferisco comunque uno così piuttosto che appunto che uno che alla fine, ecco, si fa mettere via in testa dei calciatori, perché comunque non è facile poi dopo mettersi, ma l'importante è che lo sia con tutte e due le squadre, poi scelga lui il metodo, sia equo, diciamo, è che non si faccia, magari, come dire, stimolare un po' troppo da qualche battibella o da qualche calciatore che gli risponde, no? Che allora gli tira fuori ulteriormente, esatto, il suo lato autoritario, ecco. Voi dovete d'accordo. Guardare gli atteggiamenti degli arbitri in campo per vedere, secondo me, se un arbitro è bravo o no, comunque se si fa rispettare. Mm-hmm. Guardate quando i giocatori protestano. Mm. Quanti ce ne se sono un arbitro indietreggia vuol dire che non ha mai il polso della partita in mano. Ah, è vero, vero. Questo è se vero. Un arbitro rimane fermo nella sua posizione anche davanti a 5-6 giocatori che gli sputano e parlano in faccia, perché poi mentre parli sputi con la rabbia perché poi quelle sono bestie, è un arbitro, della partita in mano, e che si farà sempre rispettare in qualsiasi tipo di situazione. Questo è un vecchio cedimento da mio amico arbitro, vedi. Ce l'ho presente. Allora, quanto sarebbe bello vedere una partita come Juventus-Roma arbitrata da Howard Webb, ecco, che abbiamo visto impiegato sia in Chelsea-Liverpool, peraltro un po' controversa quella prestazione, secondo me straordinaria, e poi ieri in Manchester United-Tottenham è un arbitro, insomma, questo è stato l'ultimo desiderio espresso da me Grasselli nel 2013, sì. Ovviamente non verrà mai ascoltato. Webb ultimamente va molto di moda, ma guardate che qualcosa l'ha combinata pure lui, è vero, è umano, è vero, però è proprio la sensazione che ti dà. Io non lo so, io sono cioè la partita poi va, non lo so, fila liscia, ecco. Ecco, fa giocare molto, però si ha l'impressione che non sia condizionato. Una cosa, Web, hai capito? Stai a pistola. Meglio che non ci vedo. Come parlare con Stam, insomma. Io, vabbè, forse non ci parla. Sì, una cosa, sì, una roba del genere. Facciamo abitare un bambino fornito dalla Juventus. Anche? Sì, sarà educatissimo, sicuramente. Chi è che ha detto preparatevi al ritorno di Stam? Io. Dove sono? Ritorno di Stam. Dov'è? Ritornerà al Milan, Stam. Ma che serve in difensore, ho capito, stanno disperati. Quanti anni ha? 54? Sarà il vice di, molto probabilmente sarà il vice di Sedor. Ah, ecco. Da giocatore. Uno che li no, che ne so, uno che li incattivirà poco, insomma. Capito, una roba serena. Ma ce lo vuole, nello spogliatoio del Milan. Come no? Come no, ci vuole. Piace Sedorf come allenatore? Secondo me sarà un grandissimo tecnico. A Barbara sì. No, da Chitto. Vabbè, a Barbara sì, però. Non lo conosco. Credo che spero per lui riesca a prendere il patentino, ma già l'ha fatto, forse già l'ha fatto, non lo so, perché già a dicembre lo doveva prendere. Non lo conosco, sta allenando il Botafogo, ma non seguo il campionato brasiliano. Secondo me c'è in Brasile. Secondo me l'impatto sarà un impatto non facilissimo, perché lui, per carità, è bravissimo, intelligentissimo, parla 60 lingue. Però il calcio italiano è un'altra cosa, poi visto dalla panchina. Però c'è una è vero che in campo era un allenatore in campo. Però un conto è comunque diciamo giocare, lui... un conto è gestire lo spogliatoio pure. Lui non aveva una... da giocatore, diciamo che era un grandissimo giocatore, una grande intelligenza in campo, però non è un grande gestore di rapporti, esatto, umani. Questo, ecco, è vero, ecco, bravo, questo è vero. Quindi, ci sentiamo di dire che... Non so se magari lo Stam, che è un altro che è stato calciatore nel Milan, probabilmente serve a questo per smussare delle frizioni che sicuramente ci saranno. Lui avrà
l'appoggio della società, che non è poco, sì, ma che non sempre basta. L'abbiamo visto con Luis Enrique, ce l'aveva pure lui, però sì, è stata comandata. Sì. Prima del ritorno di Stam dobbiamo intervistare Parente, ricordiamoci questa storia. Vediamo come se no? risponde. Né di Parente. Cosa ne penserà? Zero Parente. Sei ancora in grado di pensare? Secondo me gli sei bloccato tutto. Insomma, è ma così. io mi sarei, io fossi stato Parente, sarei già scappato via, no, mi sarei morta tempo fa probabilmente. Sì. Ma non c'è, quando ti prendono per il collo è difficile, capisci? Quindi non c'è riuscito più a scappare, è la rapidità che l'ha fregato. Che ecco. Cosa avrà detto? Perché sì, si vede però un mezzo, io andando a rivedere quell'azione aveva ragione Stam, aveva ragione, sì, quindi vero, pure vero, con la ragione oltre che con l'arroganza, capito, ha fatto bingo proprio, bravo, veramente ha fatto perché suoi. Lui scivolata di Stam e lui ha tentato di dargli il calcetto sul quadricipite. Che gran trovata, è stata un'idea brillantissima, simpatico Parente. Comunque, l'immagine di Stam secondo me è quella di quando si è fatto ricucire la faccia, mamma mia, a Bordocampo. Direi quella la cosa abominevole. io penso di, stavo svenendo in quel momento, sì, sì, solo a guardarlo, no, perché io se mi taglio o rasoio svengo, quindi che lei sia una femminuccia, questo ormai è fatto noto, quindi non è, può essere proprio il termine di paragone, no, principale con Jab Stam, però ecco, mi faccio crescere la barba alla Moscardelli così non c'è il rischio, che è bellissima peraltro. Un flash su Juventus Roma in campo nel tridente destro o Florenzi, non metto in dubbio Totti e Gervinio ovviamente, io poi no neanch'io, secondo me giocherà Florenzi e io farei giocare destro invece, perché penso che il suo fisico possa mettere in difficoltà i difensori della Juventus, tenerli occupati soprattutto, il che andrebbe, anche se non riesce insomma, a far combinare qualcosa lui, sicuramente a vantaggio magari di Totti e Gervinio, però meglio destro Chiellini, diciamo, che Florenzi Chiellini, questa cosa a me mi tenta, però sono abbastanza sicuro che poi in partite del genere bisogna andare sul sicuro, e se Garcia ha la possibilità di, forse tranne Balzaretti, di schierare la squadra con cui ha vinto le 10 partite, alla fine lo fa. Giunta? Sì, sono d'accordo con Luca, Florenzi deve giocare titolare, se no la Roma sarebbe troppo sbilanciata, si correrebbe davvero in un rischio. Allora non sei d'accordo con Luca? No, lui ha mandato Florenzi in campo. Ha detto che secondo lui giocherà Florenzi, però che lui metterebbe destro. Non mi ha sentito proprio. Non ti ho sentito proprio. Allora non ti ho sentito proprio. Io metterei Florenzi comunque dal primo minuto, calma e sangue freddo. La sta prendendo già bene. Non contraddirlo mai. Io pensavo che il ballottaggio di Luca fosse destro Totti. No, ecco perché stavo facendo questo tipo di ragionamento. Anche perché la domanda non era questa. Non ho sentito proprio niente. No. La domanda ragazzi, allora Giunta, faccia colazione. Ecco, la dica tutta. Sto facendo un'altra cosa, come sempre. Sto lavorando anche per voi, per darvi delle notizie nel corso della giornata. Bravissimo, una tragedia. Che poi mi chiama Pelosi nel pomeriggio. Che notizie ci abbiamo? E che notizie ci abbiamo? Sto a parlare con te. Però quando è così, continua a fare. Però non dica, sono d'accordo con lui. Secondo voi gioca Pirlo? Sì, secondo me sì. Bisogna vedere come sta, perché è stato fermo. Secondo voi è meglio o peggio per la Roma? Secondo me è meglio, ti dirò. La Juve senza Pirlo l'ha vinte tutte. Infatti secondo me è meglio. L'ultima partita giocata da Pirlo è stata quella con l'Udinese, in cui è stata quella in cui la Juve ha faticato anche di più a vincere. Tra l'altro torna e torna eventualmente con un mese e mezzo, due mesi di stop, quindi insomma io mese pieno, quindi insomma fa pure freddo, un po' uno scricchiolio, che ne so, una roba, esatto, per il chiarello, insomma un minimo di tempo per riprendere di giro dovrà ancora. Comunque Andrè, se non gioca Pirlo gioca Marchisio, se non gioca Marchisio gioca Pogba, non gioca Pogba, gioca Vidal. Il fatto è che giocano tutte e tre insieme, quella è la tragedia. Io più per Vidal avrei sperato in una piccola influenzetta, no? Ecco, così magari per tre giorni già sarebbe stato meglio. Il più forte è la mezza, Pogba e basta. Cioè sì, lo so, però Non ci sono alternative. È il giocatore più forte del mondo in questo momento. Posso risponderti con una frase molto fastidiosa? I numeri dicono altro, Giunta, però. E Fabio Capello dice che i numeri sono importanti. I numeri dicono Vidal. È molto duttile Vidal, Mario. Io lo leverei. Infatti, è una mia opinione. Sono d'accordo. Pogba in questo momento è uno potenzialmente il centrocampista più forte del mondo che c'è. Secondo me è Bradley. Sì. Però per questo lo chiede il Verona, certo. Che diventa automaticamente una candidata allo scudetto.
Voi scherzate su Bradley, scherzate su Bradley. Giunta, la smetta di difenderlo cortesemente. Un giorno faremo una cena io, voi e Bradley. E certo, perché non giocherà più neanche nel Verona, che lo vuole adesso. Lo faremo. Ma il Verona, la Roma non lo venderà mai, Bradley. Ma perché mai? Solo perché americano. L'uovo è incedibile. Ma un americano più bravo non si trova, ma al limite più bello. Così. Tanto no, solamente perché ci parcheggio, non si può vendere. Guardate, è simpatico. Garcia lo ritiene molto importante. Ma è importante per cosa? Che tanto non lo mette mai se non ce n'è bisogno. Giustamente, oserei aggiungere giustamente. Perché? Comunque la prima riserva del centrocampo della Roma è Bradley. E quello è il tasto dolente di questa squadra. Che la prima riserva del centrocampo dopo Strootman, De Rossi, Dio mio De Rossi, allora, scusate la sottolinea, Pjanic allora, è Bradley. Vai a fare tu il direttore sportivo della Roma e trovami a un prezzo accessibile un difensore, un centrocampista più forte di Bradley. Ma io sono Scialacuona, a me sta roba dei prezzi pensa mi mette che un po' in bello difficoltà. Se ci fosse Vai a comprare Cabaye adesso. Vai, andate, fenomeni da baraccone che non siete altro. No, ho capito, giusto, neanche ad offenderci però, su, e insomma, tra l'altro uno che viaggia 365 giorni l'anno è un cristiano che gioca meglio di Bradley, ma lo troverà prima o poi o no? E dai, facciamo i seri, su. Non lo so. Perché lei ama Michael Bradley, non si capisce per quale motivo. Se si debba adattare subito alla Serie A, pronto, che conosca gli schemi di Garcia. Che conosca lo spogliatoio, non lo so. I schemi di Garcia non li conosce nessuno. E manco questi che ci stanno adesso li conoscevano prima. Comunque sono arrivati e si sono adattati perché sono persone che sono in grado di adattarsi perché hanno delle qualità che li rendono in grado di adattarsi. Invece, secondo me invece Garcia usa gli schemi di Bradley. Per questo che non lo vendono. Perché il segreto ce l'ha Bradley. Però è un po' come Andreotti. Sono due discorsi versi. Bradley, ok, ci sta nella rotazione, però siete. D'accordo sul fatto che alla Roma manca un vice Pjanic, cioè un altro centrocampista di qualità. Va bene, resta Bradley, però anche in ottica europea con le due competizioni deve intervenire là, cioè con ma un certo che deve intervenire là, cosa, okay, Roma, ma no, certo che lo sapere. Farà Sabatini perché non è uno sprovveduto, lo farà sicuramente. Su questo ma siamo d'accordo. Tra l'altro tutto nasce dal fatto che probabilmente comunque un centrocampista in più la Roma pensava di averlo, che era Florenzi quando ha fatto la squadra. Vero. Poi Florenzi ha cambiato ruolo, ha aggiunto un'opzione all'attacco ma ne ha tolta una al centrocampo, quindi anche Jorginho vi piace? Si va a intervenire. Del Verona? Jorginho del Verona? Non è male, se parli di Vicepiani, cioè sì. Sì, l'ideale però sarebbe un Bradley migliore, cioè nel senso, ecco, probabilmente non verrà, però Nainggolan poteva essere l'uomo delle caratteristiche giuste, perché Nainggolan fa tutte e tre. Insomma, fa tutte, esatto, Nainggolan sa attaccare, sa inserirsi, quindi è, come dire, un Bradley migliore, un Bradley più forte. Ecco. E Parolo? Vabbè, ma Nainggolan però insomma lo paghi 15 milioni di euro. Sì, ma più che altro non te lo vendono. Non dimentichiamoci anche questo, certo, che comunque certo. Se vuoi Nainggolan dai 7,5 adesso al signor Cellino, poi il 21 di il 21 di giugno quando si ridiscutono le comproprietà, signori, o nella busta si mettono 7,5 oppure rischi di perderlo. Il 21 giugno Cellino non dice io non sto più, me dovrei dare la 7,5. Quindi parliamo comunque dei livelli di mercato molto alti. Parolo è un altro buon giocatore, voglio dire, secondo me non sposta gli equilibri un Parolo o un Bradley, ma detto ciò insomma, se volete far passare Parolo centrocampo della Roma, no, questo non è per noi perché lo richiamano tutte le pagine dei giornali e quindi non è che ci sarebbe venuto in mente, ma ti facciamo una domanda su ciò che si legge, che spesso è una bufala, ma insomma Cabaye ci piace. Parolo è un obiettivo della Roma, assolutamente, ma non è un sono d'accordo su questo, se viene Parolo sostituisce Bradley, nel senso Non è quel tipo di giocatore, non sposta assolutamente gli equilibri del campionato della Roma. No, sicuramente è un buonissimo giocatore che può aiutare la Roma nei ricambi, anche perché Marchinho andrà via. Sì. Quindi è ovvio, esce uno, entra un altro. Per forza. Ci mancherà. Uno come Cabaye li sposterebbe gli equilibri del campionato della Roma, Giunta? Non lo so, anche Cabaye lo devi andare a pagare tanto. Oggi leggevo sui giornali. Mi faccia un discorso di qualità, che il portafoglio poi lo guarda Sabatini. Lei da commentatore ed esperto, Cabaye lo prenderebbe? Io non lo prenderei a gennaio Cabaye. Non lo prenderei a gennaio Cabaye, perché è un giocatore che va inserito in tutto in un meccanismo già oliato alla perfezione della Roma. Prenderei in uscita Marchinho, qualora dovesse uscire Marchinho, oggi dovrebbe essere il giorno giusto per l'uscita di Marchinho. Prenderei un centrocampista, che va benissimo Parolo, che lo riesce a prendere quasi a 3 milioni dal Parma, sempre per la metà del cartellino,
o un altro centrocampista che si può davvero prendere a pochi milioni di euro, e poi insomma a giugno si pensarci con calma le valutazioni di mercato giuste e necessarie. Si arriverà ai Turbe, arriverà a Paredes. Ah, ci sarà da divertirsi nel mercato Turbe, di giugno. Turbe è arriverà ai Turbe così proprio di bello. Sì, ci piace questo. Così, anche Paredes non è male, si nomina tratto da un po'. Stessa domanda, e poi chiudiamo però, che siamo un po' in ritardo, a Luca, così per la par condicio. Ci siamo tutti. La domanda è su Parolo? La domanda è no. Parolo. Fa come Giunta, se è stato lei che notizia sta cercando, che dopo la chiama Giunta e dice che sono le notizie. Centrocampo mercato. Facciamo così, c'è una cosa che voglio dire, anche se non è la risposta alla domanda, chiedo scusa in anticipo. Prego. Perché chiaramente quando ci sono bisogna dare notizie, le società fanno bene a muoversi e i giornalisti fanno bene a dare le notizie, quindi fa bene Giunta ad essere così preparato e a parlare, per carità. Però a me me ne frega niente. No, più o meno sì, nel senso io trovo assurdo che un qualsiasi tifoso della Roma a tre giorni da Roma-Juventus sia minimamente interessato al calciomercato. Grande, grandissimo, sono d'accordo. Mi piace molto questa emozione. Però non mi fanno le domande, ma guardi, Mario, è colpa mia. Ma non era un attacco per te, Mario. Guarda che c'è una coda di palle. Ho premesso che le società fanno bene a muoversi e i giornalisti devono riportare quello che accade. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Il discorso è proprio, ma tra l'altro non è rivolto a noi, a voi, eccetera. Quando sento anche, mi perdonerete, in altre emittenti, tifosi della Roma che si interessano di mercato a 4 giorni da Roma Juventus, un mercato che tra l'altro siamo al 2 gennaio, aperto fino al 30 gennaio. 31. Ma che vi frega? Prima cosa. Seconda cosa, per me la Roma, sento dire che la Roma deve intervenire se vince o se no, comunque se non perde a Torino per spuntare lo scudetto. Per me è tutto il contrario, la Roma deve intervenire se perde a Torino. Vedi, ha proprio strano tutto il punto di vista, mi piace molto, bisogna rinforzarsi se si pensa di essere deboli, mi sembra un conto una piega. Per quanto è tutto migliorabile, quindi ci si può pensare in ogni caso, la metto così, stavolta se faccio la democristiana. Però la settimana prossima, dopo l'esito di questa partita, ne parleremo più nello specifico, perché ci importerà un pochino di più, forse. Vabbè, io non dico niente, però... Però lo dice, No. È come se l'avessi detto, ho una fotografia già in faccia. Sì, l'abbiamo capito, basta. Ragazzi, io ho capito, ma è meglio che non va avanti. Va bene. Allora vi salutiamo, ovviamente, rinnovando l'augurio di buon anno che è appena iniziato. Happy ci ascoltiamo la settimana prossima per parlare a lungo. Stasera c'è Masterchef, Giunta, non lo perda. Stasera c'è una grande puntata di Masterchef, tutti su Sky One. E via. Happy New Year. Buona apertura del calciomercato anche a Giunta. E buon weekend a Pelosi. Sì, buon quel che resta del 2014. Bene, tanta roba allora. Sì, è proprio così. Buona giornata a tutti e due. Grazie a Mario Giunta di Sky, Luca Pelosi del Romanista. Vi saluto a Bradley. Grazie, risalutalo. Presto. La Juve si dispone sulla linea dell'area. Invece un tiro. Totti prova anche lui. Rete.